Augusto diede notevole impulso alla cultura, alla scienza, alla filosofia e all'arte. Per quanto riguarda la cultura, egli si avvalse della collaborazione di Gaio Mecenate, che raccolse nel famoso circolo di Mecenate molti poeti e scrittori, come Virgilio e Orazio. Altri poeti, come Ovidio, invece furono protetti da Marco Valerio Messalla Corvino, nel circolo di Messalla, appunto, un oratore ex partigiano di Antonio che si era riconciliato con Augusto. Ricordiamoci inoltre che ad Augusto è dedicato l'importante trattato sull'architettura scritto da Vitruvio. Augusto stesso fece aprire due biblioteche pubbliche. Questo anche perché la letteratura, come pure l'arte figurativa e l'architettura, che approfondiremo la prossima volta, dovevano contribuire a diffondere e consolidare la nuova ideologia del potere del principe. Augusto stesso si diede alla letteratura, scrivendo tra le altre cose le Res Geste, che sono le sue memorie, la sua autobiografia. Notevole sviluppo ebbe anche l'architettura. L'erudito Svetonio ci ha lasciato scritto che Augusto stesso si vantava di aver lasciato una città di marmo mentre ne aveva trovata una di mattoni. Dopo questo lungo percorso storico, sicuramente importante per comprendere l'arte dell'età di Augusto, torniamo al foro romano e vediamo ciò che si aggiunse proprio sotto Augusto. Cominciamo dai rostri imperiali. Questa struttura rettilinea in opera quadrata di tuffo dell'Aniene corrisponde al rifacimento augusteo dei rostri, la tribuna degli oratori. Sono ancora visibili i grossi fori che reggevano i rostri di bronzo delle navi. Questo rifacimento andò ad ampliare i rostri realizzati da Cesare. Chi ha seguito la quinta lezione in cui abbiamo parlato del comizio, ma anche la scorsa lezione in cui l'abbiamo nuovamente ribadito a proposito della curia, forse ricorderà ciò che abbiamo detto dell'epoca di Cesare, e cioè che lui, per quanto riguarda il comizio, rivoluzionò la precedente sistemazione e spostò anche i rostri, che vennero ricostruiti su questo lato del foro, che è il lato corto nord-occidentale. Vennero inaugurati nel 44 a.C., poco prima della morte di Cesare, e poi probabilmente di nuovo dopo la battaglia di Azio del 31 a.C. Il nome usato durante l'impero per indicare questa struttura era Rostra Vetera, per distinguerla dai rostri posti davanti al Tempio del Divo Giulio, all'estremità opposta del foro. Questi rostri di Cesare furono realizzati in forma di emiciclo, rivestito di marmo e con gradinata. La costruzione rettilinea, che abbiamo detto è il rifacimento di Augusto, venne addossata verso est all'emiciclo. Quindi se ci mettiamo di fronte alla struttura, essa è posta davanti all'emiciclo. Invece, questo prolungamento in mattoni, sul lato dell'arco di Settimio Severo, risale al V secolo d.C. e si ipotizza che la costruzione sia collegata ad una vittoria sui Vandali, per questo gli è stato attribuito il nome moderno di Rostra Vandalica. Vediamo ora il Miliarium Aureum, cioè il miliario d'oro. Era un piccolo monumento fatto erigere da Augusto nel 20 a.C. per indicare l'ideale punto di partenza delle strade romane che da qui si diramavano per tutto l'impero. Su di esso era indicata la distanza fra Roma e le altre principali città. Questa che vedete è la base di una colonna che faceva parte del monumento. È in marmo bianco e decorata con palmette. Ci sono anche i resti di questa colonna che originariamente era rivestita di bronzo dorato. È significativo che il Miliarium Aureum si trova simmetricamente posto rispetto all'Umbilicus Urbis, di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione. Infatti i due monumenti venivano così a fare pendant, cioè il centro del mondo romano, rappresentato dal Miliarium, era contrapposto simbolicamente al centro della città, rappresentato appunto dall'Umbilicus. Ora vediamo ciò che Augusto fece costruire davanti alla Basilica Fulvia Emilia. La Porticus Gai et Luci. Dietro di essa ci sono delle botteghe che vedremo subito dopo. La basilica venne preceduta a sud verso la piazza da una facciata con una galleria di 16 arcate su pilastri con semicolonne, che è appunto molto probabile da identificare con la Porticus Gai et Luci, dedicata quindi a Gaio e Lucio, i due nipoti di Augusto nati dalla figlia Giulia e da Agrippa, che si erano sposati nel 21 a.C.
Questi due nipoti erano stati designati quali successori del principe. Nella stessa area probabilmente esisteva già un portico più antico. Dopo l'incendio del 410 d.C., il portico fu sostituito da un colonnato più fitto. Tre di queste colonne, le vedete qui sulla foto perché sono state rialzate sul lato est, sono colonne di granito e poggiano su basi di marmo bianco. Ancora più ad est troviamo, fuori posto, una grande iscrizione con dedica a Lucio Cesare, principe della gioventù. Probabilmente questa iscrizione, insieme ai frammenti di un'altra iscrizione dedicata al fratello Gaio, apparteneva ad un arco dedicato ai due giovani. Questo arco era probabilmente in origine l'arco partico di Augusto, eretto nel 19 a.C. per celebrare la restituzione delle insegne di Crasso catturate dai parti, che doveva trovarsi tra l'angolo della Basilica Fulvia Emilia e il Tempio del Divo Giulio, che vedremo dopo. Su quest'arco erano probabilmente collocati i fasti consolari e trionfali, ossia le liste scritte su marmo dei consoli e dei trionfatori, a partire dall'inizio della Repubblica, che oggi sono esposte al Museo dei Conservatori in Campidoglio. Simmetricamente all'arco partico, adiacente all'altro lato del Tempio del Divo Giulio, c'era l'arco aziaco, detto anche arco di Augusto. Oggi non ne rimane niente, ma era un arco a tre fornici, cioè a tre aperture, ed era stato eretto dal Senato in seguito alla battaglia di Azio e fu dedicato nel 29 a.C. Nel 1546 è stata scoperta una grande iscrizione in questa stessa zona che contiene una dedica fatta da Augusto nel 29 a.C. e quindi sicuramente si riferisce all'arco aziaco. Come anticipavamo prima, adesso vediamo le botteghe, che però non risalgono all'età augustea. Le vediamo ora solo per comodità, perché con il portico di Gaio e Lucio stiamo vedendo ciò che c'è davanti alla Basilica Fulvia Emilia sul lato della piazza. Esse infatti fanno seguito al portico di Gaio e Lucio, quindi si trovano fra esso e la Basilica Fulvia Emilia. Sono realizzate in opera quadrata di tufo e sono un rifacimento, probabilmente ancora di età repubblicana, delle taberne nove che erano usate dai banchieri, che furono costruite prima della Basilica Fulvia Emilia, che ricordiamo risale al 179 a.C. Ora finalmente vediamo il già più volte citato Tempio del Divo Giulio. Dopo che Cesare venne ucciso, ricordiamo ancora nella curia di Pompeo in Campo Marzio, il corpo fu trasportato nel foro, nelle vicinanze della Reggia, poiché questa era la sede ufficiale del dittatore, che era anche pontefice massimo. In questo punto forse il corpo di Cesare venne cremato, anche se Filippo Coarelli ci dice che è più probabile che ciò sia avvenuto presso i rostri. Qui fu eretta una colonna di marmo che recava l'iscrizione Parenti Patrie, cioè al padre della patria. Successivamente questa colonna fu eliminata e al suo posto Augusto fece erigere un tempio dedicato a Giulio Cesare divinizzato. Si tratta del primo caso a Roma di divinizzazione post mortem, pratica invece orientale esistente fra i sovrani ellenistici. Il tempio fu dedicato il 18 agosto del 29 a.C. Rimangono solo resti del podio in opera cementizia e il nucleo di un altare circolare. Probabilmente era un tempio corinzio, costituito da una cella preceduta da sei colonne e c'erano altre due colonne sui lati lunghi. All'interno della cella c'era la statua di Cesare, con la testa sormontata da una stella, rappresentata anche sul frontone del tempio. Ciò si può dedurre dalle raffigurazioni sulle monete. La parte anteriore del podio è costituita da un emiciclo, all'interno del quale vi sono i resti dell'altare circolare che dicevamo prima. Su questo nucleo, ancora oggi, non so per quale motivo, le persone in visita usano lasciare fiori e altri omaggi. Augusto chiuse più tardi l'emiciclo e l'altare con un muro rettilineo per eliminare l'abitudine che era cominciata di usarlo come luogo di asilo. Infine, si ritiene in generale che sul podio fossero stati affissi i rostri delle navi di Antonio e Cleopatra, presi da Ottaviano ad Azio. Però è più probabile che essi fossero fissati su una costruzione a parte, cioè i rostra ad Divi Iuli, di cui restano tracce davanti al tempio.
Fra l'altro questa tribuna si vede molto chiaramente in uno dei rilievi di Traiano che si trova nella Curia e che vedremo poi quando arriveremo a parlare appunto dell'imperatore Traiano.